Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo i croissant perfetti con un metodo di lavorazione a freddo. La loro storia risale al XVII secolo, precisamente in Austria, quando Vienna era ancora assediata dagli ottomani. Per accedere alla corte, i turchi decisero durante la notte di scavare dei tunnel. Però i fornai, mentre preparavano i loro panificati, li sentirono e fecero giusto in tempo ad avvertire l'esercito e ad arrestare la furia turca. Per festeggiare, crearono delle brioche a forma di mezzaluna, al tempo bandiera dell'impero ottomano. Però ancora non si spiega l'attribuzione dei croissant alla Francia. Si presuppone che c'entri in qualche modo Maria Antonietta, dopo aver sposato Luigi XVI. Non potendo rinunciare a fare colazione con il dolce, lo volle assolutamente alla corte di Versailles. Quindi passò la ricetta ai pasticceri, i quali la interpretarono sostituendo il pan brioche con della pasta sfoglia e cambiarono il nome in croissant, che deriva dal francese crescent, che significa mezzaluna. Iniziamo! Iniziamo la ricetta fornendoci di una ciotola preferibilmente in acciaio messa in freezer per almeno 6 ore insieme ai ganci del mixer o della planetaria. Aggiungiamo 125 ml di acqua molto fredda, 125 ml di latte intero freddissimo, 250 g di farina 00, 250 g di farina 0 oppure manitoba con 13,5% di proteine, 55 g di zucchero, 10 g di lievito secco, 10 g di sale e 70 g di burro molto freddo. Lavoriamo il composto con il mixer a velocità media per circa 15-20 minuti. Prestate attenzione a non scaldare l'impasto, non deve superare i 23 gradi. Poi lo trasferiamo sul piano da lavoro e con le mani diamo la forma di una palla. Mettiamo in una ciotola, copriamo con pellicola e lasciamo a riposare in frigo per 30 minuti, permettendo al glutine di rilassarsi. Togliamo la pellicola, trasferiamo sul piano da lavoro e stendiamo un po' con un mattarello, formando un rettangolo. Copriamo molto bene con la pellicola trasparente, deve essere più aderente possibile all'impasto. Trasferiamo in una teglia e mettiamo in freezer per 2 ore, poi in frigo per tutta la notte. Ora ci occupiamo del burro. Su un foglio di carta forno disegniamo un quadrato di lato 20 cm. Giriamo, adagiamo 250 g di burro bavarese che abbiamo tirato fuori dal frigo 20 minuti prima dell'uso, mettiamo un altro foglio di carta forno sopra e formiamo il quadrato di burro con un mattarello. Giriamo e continuiamo a stendere. Raggiunti i bordi, pieghiamo la carta per facilitare la stesura. Poi mettiamo in frigo tutta la notte. Il giorno seguente tiriamo fuori dal frigo il burro 10 minuti prima dell'impasto, così avrà il tempo di diventare plastico. Facciamo questo perché le temperature ideali di lavorazione sono tra i 14 e i 16 gradi per il burro e da 4 a 6 gradi per l'impasto. Spolverizziamo il piano da lavoro con farina, adagiamo l'impasto appena tirato fuori dal frigo e iniziamo a stenderlo fino a raggiungere le misure di 40 cm di lunghezza per 20 di larghezza. Dopo circa 10 minuti il burro avrà questa consistenza. Lo adagiamo in mezzo all'impasto e con un coltello affilato tagliamo le parti laterali, che posizioniamo con la parte dritta rivolta verso l'esterno e quella arrotondata verso l'interno. Con le dita pizzichiamo per chiudere i lembi interni. Infariniamo il piano da lavoro e stendiamo finché raggiungerà 60 cm di lunghezza e 20 di larghezza.
A questo punto tagliamo le parti più esterne per rendere il rettangolo più preciso e facciamo la prima piega a 4. Prendiamo un lembo e lo portiamo a un quarto della lunghezza dell'impasto. Portiamo l'altro lembo a combaciare e pieghiamo un'altra volta. Copriamo con pellicola e mettiamo in freezer per 15 minuti. Dopo un quarto d'ora spolverizziamo sotto e sopra con un velo di farina e stendiamo solo nella direzione verticale, mai in orizzontale. Dovrà raggiungere sempre la lunghezza di 60 cm e larghezza di 20 cm. Tagliamo i bordi in eccesso e facciamo la seconda e ultima piega, a 3. Portiamo un lembo fino a metà impasto e con l'altro copriamo. Si può già apprezzare la sfogliatura dell'impasto. Copriamo con pellicola e mettiamo a riposare in frigo per almeno un'ora. Adagiamo poi su un piano da lavoro infarinato e stendiamo fino a raggiungere 64 cm per 30 cm. Arrivate alle misure prestabilite, tagliamo tutti i bordi in eccesso e prendiamo le misure per i croissant. Pratichiamo delle incisioni sulle basi del rettangolo, 5 cm in altezza e 10 cm di base, per realizzare il nostro primo triangolo. Andiamo avanti così con i restanti. Da adesso in avanti misuriamo solo i 10 cm di base. Adagiamo i triangoli su della pellicola trasparente, li copriamo molto bene e mettiamo in freezer per 10 minuti. Adesso formiamo i croissant. Prendiamo un triangolo, pratichiamo una piccola incisione a metà della base, allunghiamo con delicatezza, poi lo arrotoliamo semplicemente su se stesso, fino in fondo. Prima di arrivare alla fine, assottigliamo leggermente la punta e chiudiamo il croissant. L'importante è sempre mantenere la punta verso il basso, altrimenti in cottura il croissant si apre. Andiamo avanti così con i restanti. Ne posizioniamo al massimo 5 per teglia e lasciamo a lievitare nel forno spento solo con la luce accesa per 2 ore. Quando li mettiamo nel forno, riempiamo una teglia fino a metà con acqua calda, che non superi i 55 gradi. Dobbiamo tenere controllata la temperatura interna del forno, non deve superare i 27 gradi, altrimenti il burro contenuto nei croissant si scioglierà. Passata un'ora, la teglia che era sopra la mettiamo sotto e viceversa. Passate le 2 ore di lievitazione, accendiamo il forno a 180 gradi ventilato, poi spennelliamo i croissant con un tuorlo d'uovo e 2 cucchiai di latte, avendo l'accortezza di coprire solo le gobbe e non gli strati. Cuociamo a forno preriscaldato per 19-20 minuti, una teglia alla volta. Sforniamo e subito trasferiamo i croissant su una graticola, dove raffredderanno completamente. Sono bellissimi e leggeri, guardate che sfogliature! Qui abbiamo il piacere di mostrarvi i croissant all'interno. Sono uno spettacolo, pieni di alveoli e cotti alla perfezione. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questi deliziosi croissant.
Guardate che belle sfoglie! Sento già il croccante e adesso un bel morso. Sono unici, le sfoglie sono moltissime, si distinguono tutte perfettamente e si sciolgono in bocca. I croissant sono leggeri e fragranti, segno di una perfetta laminazione. Poi avete presente quel profumo che si sprigiona nelle pasticcerie? Ebbene, nella vostra casa ci sarà questo inconfondibile profumo. Insomma, sono spettacolari, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.